piacere. E allora, cara Emma Maria, è con grande gioia che la nostra comunità cristiana ti accoglie qui nel suo santuario e io il suo nome ti segno con il segno della croce e dopo di me anche voi genitori, padrini e madrine, farete sulla vostra bambina il segno di Gesù Salvatore. Canto del Signore Pietà. Emma Maria, io ti battezzo
nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Unendoti al suo popolo, egli stesso ti consacra ora con il crisma di salvezza, perché inserito in Cristo, sacerdote, re e profeta, sia sempre membro del suo corpo per la vita eterna. Questa veste bianca sia segno della tua nuova dignità. Aiutata dalle parole e dall'esempio dei tuoi cari, portala senza macchia per la vita eterna. Amen. Al Papà viene data questa candela che accenderà alla luce di Cristo. Ricevi la luce di Cristo. A voi, genitori, gli ha affidato questo segno pasquale, ti ama che sempre dovete alimentare. Abbiate cura che Emma Maria, illuminata da Cristo, viva sempre come figlia della luce e, perseverando nella fede, vada incontro al Signore che viene con tutti i santi nel regno dei cieli. Caro Federico, il gesto che hai in mano, che simboleggia tutto la luce di Cristo, ti dà la responsabilità di tenere viva nella tua famiglia la luce della fede. Lei adesso è ignara di tutto quello che noi abbiamo fatto, però fra 8 anni, quando farà la prima comunione, rivivrà il suo battesimo, e allora, prima di ricevere la comunione, rinnoveremo tutti questi gesti. Allora tu la chiamerai per nome e dirai: Emma Maria, ti trasmetto la luce di Cristo. Vale a dire, in questi anni io e la mamma Greta ci siamo sforzati di farti apprendere le nozioni del catechismo, a farti conoscere Gesù, a sapere che la Madonna è la mamma di Gesù, però adesso è arrivato il tuo momento e ti sentirai rispondere: grazie Papà. Sembra la cosa più semplice, eppure in seguito a tante divisioni di famiglie, quante volte non avviene questo gesto? Quanti bambini non hanno più la fortuna che quello che lei adesso ha vissuto ignara lo possa rivivere realmente in cognizione piena delle sue facoltà? Ecco perché è importante l'impegno che tu ti assumi. Quella candela è accesa alla luce di Cristo, simboleggia Gesù che ha vinto la morte nella tua famiglia, e il Cristo risorto che tu porti nella realtà della tua casa.